prima e 14 di giorno è sulla, secondo me, da un concetto serio ma astratto, per cui va bene, cioè era chiaro, sarebbe stato molto grave se fosse diventato il 18, perché noi sappiamo benissimo, cioè, ma abbiamo pure rischiato il 18, abbiamo rischiato il 18 e... No, però sai, già dai 14 tu hai un range che va dai 14 ai 18, che forse è la fase in cui sei più facilmente, si spera che fino a 13 anni, ragazzi. Voglio dire una cosa, in commissione c'è stato fatto, sono stato presente io nella commissione della censura, mi è stato detto appunto, ma come mai alcuni parlano bene della cocaina, perché in realtà sul film c'è chi dice qualcosa di piacevole sulla cocaina, ma se non facciamo vedere qualcuno che appunto parla bene della cocaina, come puoi raccontare qualcosa se non c'è chi ne parla bene? Questo è chiaro che sembra strano, però vi ha fatto cambiare un po' idea di questo racconto, che vi ha fatto un po' soprattutto su quello che era questo argomento, e sono stati così dolci che ci hanno dato i 14 anni. E ringraziamo che ci abbiano dato i 14, ringraziamo. E se no non uscì, voleva dire qualcosa, signora, prego. Volevo chiedere, in questo film si è parlato per 2 anni con uno dei bambini del festival, su 4 mesi, da Venezia a Roma. E il percorso invece del festival, voi l'avete veramente proposto, che è stato principalmente sempre decisivo? Abbiamo provato parecchi festival e devo dire la verità, non abbiamo mai avuto delle risposte positive. Forse questo film, come tanti altri film, non è un film da festival, ci siamo domandati sempre questo, e quindi a un certo punto abbiamo perso un po' la speranza e ci siamo un po' fermati, un po' non usciva, un po' i festival pure non ci filavano, quindi siamo arrivati a tal punto pure di arrenderci. Io posso dire una cosa? Posso dire che a Roma il film non è stato preso e il regista è stato avvertito attraverso un SMS, quindi penso che oltre questo non si può dire. Il regista è stato avvertito dal Festival di Roma, da una persona del Festival di Roma, attraverso un SMS, quindi questo insomma è lo specchio di tutto quello che abbiamo intorno, di quello che ci abbiamo nelle sale, di quello che c'è produttivamente e di distribuzione. Quindi questo... Adesso, come Tommaso ha detto, per esempio al Festival di Venezia invece dicevano che un altro film, che non cito il nome né il regista, era più facilmente collegabile al festival perché dietro aveva una distribuzione famosa. Il nostro non aveva distribuzione, anche se piaceva, non poteva essere collocabile dentro un festival perché l'altro dietro c'era ma queste cose queste cose si sentono e si notano soprattutto quando finisce un festival da parte di major come Rai, come Meluse, che si arrabbiano perché un film loro non l'hanno preso e cose del genere, quindi fa notizia sicuramente una cosa del genere. La nostra non fa notizia perché, con tutto il rispetto, non siamo una major, non siamo nessuno, però è quello che sicuramente accade in cinema italiano, proprio questo, cioè se non sei agganciato, se non sei con qualcuno di un nome che possa essere importante, rischi che non esci come noi, oppure rischi che non va a nessun festival. Non per niente ci sono i contratti predistributivi, perché qualcuno porta dei finanziamenti, ma questo penso che lo sanno tutti. Non è soltanto il caso nostro. Il caso nostro è metterci i soldi in tasca nostra, come ha fatto la produzione, come ha fatto la stessa distribuzione. La sintesi è che non essendo noi legati a nessun clan di origine politico, comunque, però in quella parola, abbiamo pagato il prezzo che sono stati 2 anni fermi, più di 2 anni per poterlo far vedere tutto qua. Beh, no, l'importante è che esce, no? Adesso esce. Esatto. Qua ce l'hanno. Poi si spera anche che gli esercenti stessi li chiamino. Dovrebbe essere questo. Ma per esempio anche i cinema stessi, non dico il cinema parrocchiale, ma un cinema dovrebbe tutelare un film che è contro un problema sociale. Anche ex è stato vietato di cinema a farlo. Una domanda, ragazzi. Prego.
forse l'unica voice, il voice over che doveva avere questa possibilità, perché era inutile far parlare un tossico o far parlare lo spacciatore, anche perché si era visto e rivisto, e secondo noi la cocaina stessa era la più fascinosa, la più intrigante, e questo, la cocaina che parla e rende giustizia a se stessa. Per quale motivo uno utilizza la cocaina? Forse perché all'inizio piace, perché sennò perché c'è tutto questo bacino d'utenza enorme di gente che settimanalmente fa uso di cocaina, perché il problema della cocaina non è legato al fatto che la cocaina è un fenomeno, la cocaina settimanalmente si usa. Il venerdì è stato, lo facciamo? Compriamoci un grammo di cocaina. E questo è il problema del film. Cioè, ci sono. Far emergere questo problema qua, che è una cosa normale, è pop, la cocaina è pop. E il film infatti vuole rappresentare questo, non voleva essere un film autoriale, voleva essere un film pop, perché l'emergenza è pop, secondo noi. Perché la mette da Roma invece che a Milano? Perché è una grande metropoli. Soprattutto perché per i mezzi purtroppo che avevamo eravamo limitati. A Milano usa il quotidiano, non settimanale. Appunto. Ma guarda, manca a Roma, manca a Roma. Il sondaggio. Il sondaggio che abbiamo fatto è che si consumano circa una media di 500 kg al giorno in tutta Italia. Basta veramente rendersi conto di quanta ne viene usata soprattutto al nord, e la media appunto che poi fate una piccola addizione, vi rendete conto di quanta cocaina si possa consumare in un mese e in un anno, e pensate minimamente di tutta questa benedetta cocaina quanta ne entra in Italia e come fare entrare. Quindi che succede? Che tutti pensano tra l'altro che la cocaina è una cosa che si usa a fine settimana finché finisce là. Poi ci sono dei ragazzi poveracci purtroppo che continuano a usarla tutti i giorni, o la fumano e poi muoiono. C'è proprio una scena del film, ci sono gli articoli di giornale, sì. Capisco tutte queste domande su una cosa che c'è. No, ma a parte muoiono. Ha fatto anche produttivo. Secondo me è un problema globale che poteva essere fatto pure a Canicattiso, anche a Brescia, a Istanbul. Sì, però giustamente è anche un fattore produttivo, perché già non c'è bisogno di girare a Roma. C'è una mira, ancora c'è una mira. Spero che la tua domanda, prego. La domanda non sia per dire perché volete rappresentare i giovani romani come dei cocainomani, perché sennò è lo stesso tipo di domanda di quando si è detto perché avete fatto il tracco Roma e Juve, perché due squadre le dovevi scegliere, quelle cioè è lo stesso discorso, non stiamo a fare adesso la polemica su i romani drogati e invece i milanesi no, perché lì ne pippano di più, qui ne pippano, la pippano ovunque, la pippano a Bari, la pippano a Catania, se sentiamo che non è andato a Cagliari, dimmi, prego, mi legava la roba, dimmi. Io non lo so, questo purtroppo non posso dirlo perché sinceramente non facciamo questo mestiere da molto tempo. Lo dice lui. Allora, io sono Loris Lotti e lo faccio credo da molti più anni prima di loro, no, con tutto rispetto a tutti i miei colleghi, non ci sono, ho cominciato da piccolo.